uomo del suo tempo. E adesso le farò vedere nel terzo capitolo perché ci lascia essere fatti, o perché anche in seguito alla riconquista di Gerusalemme e i rapporti che Federico stabilisce con il mondo islamico. Lei ha giustamente ricordato essere Federico coevo di San Francesco. Nonostante la scomunica, Federico continua a impegnarsi per la crociata in Terra Santa. Quello che ha in mente per raggiungere il suo obiettivo non è però una soluzione militare. Da tempo tratta col sultano d'Egitto Malik al-Kamil, dal quale spera di ottenere una cessione pacifica della città santa. 1228. Le trattative vanno avanti. Federico, guarito dalla malattia, decide di partire. Quando arriva in Egitto, l'accordo è prossimo alla conclusione, ma l'esito è ancora incerto. Gregorio IX ostacola l'azione di Federico e manda messaggeri in Terra Santa per avvertire tutti i cristiani che l'imperatore è scomunicato e non bisogna aiutarlo. Ma alla fine i negoziati di Federico si concludono con un accordo. Al-Kamil cede Gerusalemme, che viene restituita pacificamente alla cristianità. Si celebra una grande messa cattolica nella città, ma Federico, da scomunicato, non può entrare in chiesa. Il patriarca di Gerusalemme e il papa valutano negativamente l'accaduto. Non c'è stata guerra, non sono stati ammazzati i musulmani e Federico II è in ottimi rapporti con loro, quindi è un miscredente. Ad avvalorare questa tesi c'è anche una fitta trama di relazioni che Federico, da sempre, tesse con il mondo islamico. Federico ha un maestro di dialettica araba e parla arabo. L'imperatore è curioso, si intende di scienza, filosofia, letteratura, scrive al sultano del Marocco per porre quesiti ai suoi dotti. Vuole sapere di Aristotele, chiede dell'eternità della materia, dell'esistenza dell'anima. E i dotti islamici rispondono. Anche le relazioni di Federico con la comunità araba siciliana sollevano spesso critiche dal mondo cristiano. Da una parte, l'imperatore punisce gli arabi in stato di ribellione endemica nelle campagne e montagne siciliane, ma dall'altra è molto tollerante, tanto che fonda una colonia saracena a Lucera, in Puglia. Inoltre, le sue guardie personali sono arabe. Il suo stile di vita, secondo la propaganda avversa, è più islamico che cristiano e infine promulga leggi che attribuiscono gli stessi diritti a cristiani, musulmani ed ebrei. E dichiara espressamente: anche i nostri sudditi ebrei o saraceni hanno il diritto di intentare causa a un altro, come vogliono, in tribunale. Nessuno deve impedire a qualcuno di fare causa per difendere i suoi diritti solo perché non è cristiano. Crediamo che le vessazioni dei cristiani contro di loro siano attualmente eccessive. Francesca Fanelli, e gli arabi come la vedevano questo attivismo di Federico II? Allora, il rapporto tra il sultano al-Kamil e Federico II già andava avanti da molto tempo, ma dietro questa grande amicizia, ovviamente, ognuno aveva i propri interessi economici e politici, tant'è che il sultano si sarebbe servito di Federico II nella lotta contro il fratello, perché voleva recuperare l'area di Damasco che era sotto al fratello al-Muazzam. E solo che il fratello muore, quindi sostanzialmente al-Kamil non ha più bisogno di Federico II, che invece non vedeva l'ora di partire al fianco di al-Kamil per poter poi ricevere Gerusalemme. Professore, io la cosa che mi domando è, ascoltate tutte le cose che ha detto adesso Francesca Fanelli, in quel momento storico siamo stati a un passo da un incontro fra due civiltà che poteva durare nei secoli successivi, o sono tutte cose di un fratello che era geloso dell'altro fratello, un re che il Papa lo aveva scomunicato?
perché intorno a Federico II si è costruito il mito che è stata un'occasione persa nella storia dell'umanità, perché tutto, fra lui, San Francesco, Federico II, i sultani molto disponibili, qual è la risposta? Ma a me viene in mente quel formidabile film che è Brancaleone alle crociate, che è un film assolutamente di riferimento per chiunque voglia capire queste cose. Alla fine il sultano ha vinto e fa tagliare la testa a tutti i prigionieri cristiani, tranne al re. Tagliar la testa ai re, dice, è da plebei. Allora, i sultani e i re giocano in una categoria a parte. Fra loro si riconoscono, hanno lo stesso modo di vedere il mondo, hanno degli interessi dinastici, degli interessi familiari. Da sempre al vertice si negozia, al popolo si dice che con quelli mai e poi mai, ma in segreto in realtà si negozia. E gli interessi politici prevalgono sulle divergenze religiose. Quindi è normale in realtà, secondo me, che un imperatore o un sultano progettino di fare delle cose insieme se l'occasione spinge in quella direzione. Ma poi quindi l'occasione è mancata, ma non sarebbe cambiata la storia del mondo. La storia del mondo è incarnata dai loro popoli e dal loro clero, che da una parte e dall'altra protestano all'idea di fare questo condominio su Gerusalemme. E perché Papa Gregorio IX è così pervicacemente ostile a Federico II? Ma lo chiedo prima ad Anna Ardacchione. Papa Gregorio IX scomunica Federico e non è estremamente soddisfatto di quelle che sono state le condizioni con cui Gerusalemme è stata riconquistata. Allo stesso tempo però, il giorno dopo la conquista di Gerusalemme, viene celebrata una messa per festeggiare presso il Santo Sepolcro il ritorno della città presso i cattolici. E Federico in questa circostanza compie un'azione sacrilega agli occhi del Papa, perché da scomunicato entra in chiesa e si pone sulla testa la corona. Però in questa circostanza ribadisce quello che è il vincolo sacro tra il potere temporale e il potere spirituale, ma lo fa estromettendo totalmente il Papa. E quindi questo è un affronto che vedere, un Papa teocratico Papa era così, non può tollerare. Il Papa era così ostile a Federico II. Non tutto si spiega di questa ostilità di Gregorio IX, secondo lei è perfettamente comprensibile? Dovremmo vedere come quell'ostilità si è andata costruendo passo a passo, man mano che si convinceva il Papa che Federico lo stava prendendo in giro. Poi può darsi che si sia convinto a torto, però a un certo punto ci ha creduto senza alcun dubbio. Mi sta prendendo in giro, e il problema è che Gregorio IX ha ereditato un gioco pericolosissimo dai suoi predecessori. Perché rendiamoci conto, i papi da molto tempo ormai stanno dicendo ai cristiani: è Roma che deve governare il mondo, è il papa che deve dare ordine anche all'imperatore e ai re. Questo ovviamente li ha fatti entrare in urto con gli imperatori, pensiamo a Canossa, Enrico IV, Gregorio VII. In quel caso, la prendo alla lontana, ma è fondamentale per capire cosa passa nella testa di Gregorio. In quel caso Gregorio VII si era salvato, quando l'imperatore Enrico IV aveva invaso Roma, grazie ai normanni del sud che stavano dalla sua parte. Questo regno normanno del sud, pronto ad appoggiare il Papa contro i tedeschi che vengono da nord, è una risorsa formidabile. Innocenzo III si trova tra le mani questo bambino destinato a ereditare il regno del sud, e che rischia di essere anche imperatore. La prima idea della Chiesa è di dire: facciamogli giurare che l'impero non lo vorrà mai, perché li dobbiamo tenere per forza separati. Poi fanno un gioco ancora più sottile: lo facciamo, oltre che re di Sicilia, anche imperatore, e noi corriamo un rischio enorme perché siamo presi in mezzo, ma ci fidiamo che lui sia davvero un fedele amico e servitore del papato. Chiarissimo. Quando ti vengono i dubbi. Emanuele Lucchetti, come avviene questa emancipazione di Federico II dalla Chiesa? No, stavo pensando proprio ai dubbi, perché il papato si fece venire dei dubbi e rischiò tantissimo, visto che in realtà Federico tentò in tutti i modi di concretizzare quella sorta di orientamento che poi tutti gli imperatori avevano avuto e i regnanti avranno dopo di lui, e cioè di
governare senza ingerenze. L'ingerenza più grande era quella della Chiesa, quindi estromettere questi elementi alieni che si contrapponevano al potere dell'imperatore o, in casi diversi, del regnante, perché rappresentanti di Dio. Ma qui il rappresentante di Dio era anche l'imperatore, quindi la contesa avviene in questo senso. E di fatto Federico II vuole emanciparsi dalla Chiesa, introducendo poi, anticipando, diciamo, quegli orientamenti, quei sentimenti che rimarranno nei secoli ma verranno teorizzati di fatto nella politica del Cinquecento. Certo, e il fatto è che qui siamo davanti a un problema di lunga durata, e qualche studioso ha anche detto, e forse è proprio per quello che l'Europa si è rivelata così vivace. Perché nel resto del mondo noi vediamo un potere regio imperiale in Cina o anche nel mondo islamico che non si trova di fronte una specie di controstato organizzato con cui deve continuamente mediare. La Chiesa è una caratteristica specifica della storia del mondo cristiano. Ma l'opposizione, la ribellione a questa caratteristica specifica nasce con Federico II? Ma nasce, secondo me, già quella mattina dell'anno 800 in cui Carlo Magno esce da San Pietro dopo essere stato incoronato imperatore, e il suo biografo Eginardo dice che era di pessimo umore e che disse che se sapeva cosa succedeva non ci sarebbe neanche venuto in San Pietro. E da quando i papi si fanno vedere dal mondo che loro mettono la corona in testa all'imperatore, che c'è questo problema. Un'ultima domanda, professore. Perché, cosa che accapita spesso, tutto questo regno, questa costruzione di Federico II si dissolve poi fino a Corradino di Svevia nel giro di pochissimi anni? Ma si dissolve, da un lato si dissolve proprio perché il Regno di Sicilia e l'impero erano uniti in una persona che aveva avuto la capacità politica di metterle insieme, ma erano due realtà separate. Morto Federico, l'impero andrà al candidato che riuscirà ad aggiudicarselo, con i papi che, avendo imparato la lezione, fanno di tutto perché non ci si metta mai d'accordo e non ci sia mai più un imperatore veramente forte. Quanto alla Sicilia, si dissolve l'eredità di Federico perché il papa decide che è ora di finirla drasticamente. Questo regno in mano a nemici o a potenziali nemici